Gattinoni, la televisione di moda, è questo il titolo della mostra allestita a Modena che è stata inaugurata nella chiesa di San Carlo lo scorso fine settimana. Il servizio. Inaugurata venerdì scorso a Modena, nella seicentesca chiesa sconsacrata di San Carlo, la mostra è intitolata Gattinoni, la televisione di moda, una grande rassegna che racconta un viaggio nella storia della TV italiana dagli anni 50 ai giorni nostri attraverso gli abiti realizzati dalla Maison Gattinoni. La mostra cade proprio nel 60° dalla fondazione della TV in Italia. Era infatti il 1° gennaio 1954 quando Fulvia Colombo, dagli studi di Torino della RAI, dava inizio ai programmi regolari. Ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15 e 45. Da quel momento la storia della RAI si intreccia con quella della Maison Gattinoni. Fernanda Gattinoni, fondatrice della casa di moda, fu infatti una delle prime stiliste a intuire l'importanza del nuovo mezzo di comunicazione. Da allora sono decine le star della TV che hanno indossato le sue creazioni per le loro apparizioni sul piccolo schermo. A Modena sono esposti ben 40 abiti dell'archivio storico della Maison creati a Roma nel laboratorio di Via Marche. Da quello che Eddie Campagnoli, la prima storica valletta della TV italiana, indossò durante la puntata della trasmissione Lascia e raddoppia del 1956, alla quale partecipò anche il celeberrimo Totò, fino ad arrivare a quello sfoggiato dalla vulcanica Antonella Clerici nel 1998 nella trasmissione Il treno dei desideri. Ma ci sono, tanto per citarne alcuni, anche quelli indossati nel 1971 dalla mitica e grandiosa Mina a Teatro 10. Quello rosso in cadì di seta dell'onnipresente e intramontabile Milly Carlucci a Ballando con le stelle del 2011. I due abiti identici indossati dalle gemelle Alice ed Ellen Kessler, autentiche icone dello spettacolo televisivo di quegli anni. Quello indossato nel 2008 da Veronica Maia, conduttrice televisiva con alle spalle studi di danza e teatro nella puntata del 2008 di Incredibile, e lo scenografico abito in velluto rosso con gonne in tulle e organza sfoggiato dalla showgirl di origine finlandese Anna Falchi nel 1992. A completare il quadro, sei abiti talari, sempre di Gattinoni Couture, omaggio al film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che sono stati posti nell'abside della chiesa. L'installazione, organizzata dall'infaticabile Maria Carafoli, è stata presentata in anteprima durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Stefano Prampolini, assessore alle politiche economiche del Comune di Modena, Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni e vicepresidente con delega alla moda di un'industria, di Guillermo Mariotto, direttore creativo della Maison Gattinoni, e di Mauro Rossi, vicepresidente di Modena Amore Mio. Soddisfatto dell'esposizione, Stefano Dominella, che ha particolarmente apprezzato la location. Mi avevano riferito dello stupendo accostamento tra il barocco della chiesa di San Carlo e i nostri abiti, ma quando ieri sera sono arrivato da Roma e ho visto l'allestimento, sono rimasto stupefatto, ha confessato il presidente della Maison Gattinoni. Favorevolmente impressionato dalla mostra anche Mariotto. Beh, innanzitutto rimani colpito da quanto è inaspettato il connubio di una mostra di moda dentro una chiesa. Pensi che possa non essere nell'immaginario, invece ti ritrovi tanta armonia. E quell'armonia è la prima cosa che mi ha colpito. Poi mi colpisce sempre quando vedo questi abiti, e le foto di riferimento, le didascalie, i momenti vissuti a casa, davanti alla televisione. E che sono momenti che ci appartengono un po' a tutti, che raccontano la nostra storia attraverso lo schermo, e da quel momento non sono più abiti disegnati da me, sono momenti della mia vita vissuti davanti al televisore, bei ricordi, brutti ricordi, momenti difficili, attrici steriche, cantanti nervosissime per Sanremo, momenti divertenti di backstage, personaggi molto forti, ma soprattutto la storia della nostra vita. La mostra Gattinoni, la televisione di moda, nata da un progetto di Maria Carafoli, resterà aperta per 3 settimane. Resterà aperta fino al 23 di marzo, con orari molto ampi. Noi abbiamo fatto uno sforzo come Modena Amore Mio, unitamente ovviamente a tanti sponsor, affinché si realizzasse in centro storico, in particolare in questa meravigliosa chiesa di San Carlo, questa spettacolare rappresentazione di quella che è stata la moda italiana, in particolare dagli anni 60 in poi. Tra l'altro in questi giorni si festeggiano anche i 60 anni della televisione. Troviamo qui quelli che sono gli abiti
indossati dalle annunciatrici televisive, ma anche dalle attrici, dalle dive, e sono realizzati in una maniera francamente straordinaria, mani abilissime, design ancor più importante, e abbiamo anche coinvolto il mondo della scuola, perché l'istituto dell'EDDA ha accolto immediatamente la proposta che noi abbiamo fatto loro e hanno prodotto 4 abiti importanti, ovviamente nello stesso contesto della mostra. L'istituto dell'EDDA da tempo, insomma, affianca quelle che sono le attività che vengono proposte per grandi eventi in città. Diceva prima Dominella che queste ragazze potranno essere sicuramente il futuro della moda italiana, e speriamo che davvero sia un cambio di staffetta che giovi a tutto il movimento dell'artigianato, ma anche della grande haute couture. Sentiamo ora il preside dell'Istituto Cattaneo dell'EDDA, Alberto De Mizio, la professoressa Angela Alvino e una studentessa che insieme alle compagne delle classi Quinta F e Quinta G dell'Istituto Cattaneo dell'EDDA, indirizzo moda di Modena, hanno realizzato 4 abiti, anch'essi esposti in San Carlo, utilizzando materiali offerti dalle Grif modenesi Messori e Maria Grazia Severi. Noi partecipiamo abitualmente a manifestazioni e abbiamo il piacere di far sì che gli studenti lavorino in contesti reali, e questa è stata una grande opportunità, per cui la signora Carafoli ci ha chiesto di poter collaborare per questa mostra e noi con tanto entusiasmo abbiamo partecipato. Il progetto si svolge a monte, c'è una progettazione, una ricerca su quello che è stato appunto Gattinoni dagli anni 50 ai giorni nostri. La ricerca tessuti, la linea, la progettazione di un grafico, quindi di un cartamodello, e fino alla realizzazione di una confezione. Una confezione sicuramente che dà risalto all'artigianalità di quello che è l'alta moda. E le alunne hanno prestato molta attenzione affinché il prodotto, quindi i 4 abiti, fossero degni di una cornice come la chiesa appunto San Carlo, a completare con gli abiti di Gattinoni. Frequento la Quinta F e ho aderito a questo progetto, e devo dire che per noi come classe è stata una bella sfida, perché insomma lavorare con una grande maison, appunto Gattinoni, non ti capita tutti i giorni, e ci siamo presi questo compito e siamo riusciti a portarlo a termine. È stata davvero una bella esperienza e sicuramente la ricorderemo.